Ciao ciao raga, ciao! Eccoci in un altro video. Finalmente qui finirò il mio racconto del 1990. Non dovete dimenticare che è del 1990. Ero un'imberbe ragazzina. Ma dove? Quindi, anche se certe cose vi sembrano strane, pazienza, cioè anche un bambino di 4 anni lasciato solo in casa, ma fa niente, voi passateci sopra queste cose. Insomma. È licenza poetica, no? Chi scrive può scrivere tutto ciò che vuole. Ma prima non ce lo vogliamo dare? Un veloce sguardo al look e al make-up. Va bene. Al make-up lo vedrete in altri video. Questo è il trucco per Natale. Ed è fatto con la Vice 3. Ciglia finte e matita nera anche all'interno dell'occhio. Rimpicciolirà il mio occhio già piccolo, però è molto sexy. Rossetto è questo della Kiko, è il numero 504, poi ho messo gli orecchini, vabbè, diciamo col choker nero, con questo colore argento, come gli orecchini nero argento, e la magliettina di Desigual. Sotto ho dei semplicissimi leggings neri, ma Tobia me li ha riempiti di peli, quindi è meglio non farli vedere. E voilà! Molto bene. Allora, questa è la copertina del mio racconto breve, come vedete, del luglio 1990. Si intitola Giochi con me ed eravamo arrivati al riassunto delle puntate precedenti. No, avete capito che un uomo, 30 anni, che si chiama Derek, non so se mi spiego, va in una casa, bussa e gli apre un bambino di 4 anni che viene lasciato sempre solo in casa. Sempre, adesso, non esageriamo. Quando arriva quella signora brutta che lo porta via, che gli porta via il suo papà. Ok. A Derek viene la brillante idea di punire la donna, perché si capisce che tra di loro forse c'è stato qualche cosa, Elizabeth, e lo porta via, lo porta a casa sua. È un rapimento, non dobbiamo dimenticare che è una cosa molto ma molto grave. Il bambino non capisce niente, va tranquillo e passano la notte. Lui e Derek ha degli incubi notturni, pensa che al mattino dopo potrebbe rilasciare il bambino vicino a casa, che probabilmente lui non andrà nei guai, ma invece al mattino dopo dice no, voglio andare avanti e adesso ripartiamo da lì. Allora, cancellò così dalla sua mente gli incubi della notte, inserì la segreteria telefonica ed uscirono. Lo portò in un negozio di giocattoli molto lontano dal suo quartiere, gli fece scegliere quello che desiderava, ma con un limite di 3 giochi. David fu molto indeciso, passarono in quel negozio più di un'ora. Alla fine fece la sua scelta e ringraziò Derek. Passarono quindi da un supermercato per fare provviste. Infine ritornarono a casa. Subito David si buttò a capofitto nei nuovi giochi. Derek posò la spesa, si sedette stancamente sul divano ed ascoltò la segreteria telefonica che segnalava la presenza di 3 telefonate. La prima era di un collega di lavoro. «Ciao Derek, sono Philip. Ci stiamo domandando cosa ti è successo. È da più di una settimana che non ti fai vedere. Se hai bisogno di qualcosa, chiamaci. Cerca di farlo in fretta, perché il capo ha già chiesto di te parecchie volte. Beh, ciao, ci vediamo». La seconda era di un amico. «Ehi, Derek, si può sapere dove sei finito? Guarda che ieri il tuo telefono era bloccato. Ho cercato di chiamarti una decina di volte, perché volevo vederti, poi mi sono stancato. Comunque, adesso che ti ho trovato, scommetto che sei in casa, ma non vuoi rispondere, vero? Quasi quasi vengo lì. Ma sì, vengo a vedere se ho ragione». Questa seconda telefonata lo spaventò. Se Alex fosse venuto lì, Alex, un nome a caso, no, non ci posso credere. Vabbè, se Alex fosse venuto lì e avesse visto il bambino, cosa ne sarebbe stato di lui? L'amico l'avrebbe capito? Si asciugò il sudore dalla fronte. Si accese una sigaretta, abbiamo già capito che fumava l'altra volta, e premette il tasto per ascoltare la terza telefonata. Ta-da-da-da! Era Elizabeth. Il tono della sua voce era molto concitato e confuso. «Ciao Derek, sono Liz. Scusa se ti disturbo, ma non sapevo a chi rivolgermi, siamo così disperati. Qui è successa una cosa gravissima, ho bisogno
Anzi, abbiamo bisogno del tuo aiuto. È scomparso il figlio di Richard. Ha solo 4 anni e la polizia si rifiuta di aiutarci perché dice che devono passare 48 ore. Non è pazzesco? Ti prego, aiutaci. Lascia perdere il rancore che provi verso di me. È così importante per me. Ho detto a Richard che tu ci avresti aiutato sicuramente. Non mi deludere. Chiamami a questo numero 555-214375. Spero tanto che ti farai vivo al più presto. Ciao. Derek restò muto a fissare il telefono. Era quello che aveva desiderato e voleva godersi quel momento. Fece tornare indietro il nastro e riascoltò il messaggio accorato di Liz. Aveva una voce così dolce. David entrò nella stanza in quell'istante e richiamò l'attenzione di Derek perché era l'ora di pranzo. Lui si sentì così sfinito che non avrebbe più voluto muoversi. Si mise a pensare confusamente. Sarebbe andato da Elizabeth, avrebbe finto di aiutarla, avrebbe ritrovato il bambino, sarebbe diventato un eroe per lei e forse l'avrebbe amato di nuovo, sicuramente. A questo pensiero il suo corpo si riempì di energia, si alzò deciso e preparò il pranzo. Dopo aver finito di pranzare, mise a letto il bambino per il sonnellino pomeridiano. Suonò il campanello d'entrata, ebbe un sussulto. Andò a vedere dallo spioncino. Era Alex, l'amico della telefonata. Avrebbe anche potuto far finta di non esserci e non aprirgli, ma ormai aveva fatto girare la chiave ed era troppo tardi per un ripensamento. Pensò che David non si sarebbe svegliato per almeno 2 ore e aprì sorridendo. Fece entrare l'amico con tranquillità e lo fece accomodare in salotto. Lo avrebbe liquidato in pochi minuti. Gli disse che era stanco e che desiderava stare un po' da solo. L'amico lo capì, sapeva bene cos'era successo tra lui e Liz e se ne andò, dicendogli di chiamarlo presto per uscire insieme. Alex capì che l'amico era depresso, ma non in modo grave, perciò decise di lasciarlo solo senza fare discussioni. Intanto Derek richiamò il numero che gli aveva lasciato Elizabeth. «Pronto?» rispose una voce a lui ben nota. «Ciao Liz, sono Derek. Sono pronto ad aiutarti, dimmi cosa devo fare.» «Oh, grazie al cielo, sei tu, Derek. Ti prego, vieni qui. Potrai aiutarci a cercarlo. Sai, di solito non si allontana...» Aspetta, sbagliato pagina. Dove caspita è la 9? «Sai, di solito non si allontana mai da casa quando Richard viene a prendermi in ufficio nei giorni in cui esco nel primo pomeriggio. Ti giuro che è successo solo un paio di volte ed era lui che preferiva stare a casa piuttosto che farmi una sorpresa. Sai, credo che non mi voglia tanto bene e mi dispiace vederlo soffrire. Io invece lo adoro e vorrei farglielo capire. Ho il terrore che sia scappato di casa per colpa mia, ma solo 4 anni, mi sembra talmente assurdo. Io non sapevo che il tuo uomo avesse anche un figlio. Lo so, non te l'ho mai detto, mi dispiace. Per favore, puoi venire?» «Sì, tra poco sarò lì, dammi l'indirizzo.» Chiese fingendo di non sapere dove abitassero. Pum, pum, pum. Fiorello, vabbè. Prima di uscire si assicurò che David dormisse profondamente. Ah! Anch'io lo lascio solo. Si rimproverò. Ma tornerò presto. Uscì, si chiuse la porta alle spalle senza avere del tutto le idee chiare. Arrivò a casa di Richard, parcheggiò la macchina e si avviò verso la porta. Mentre si stava avvicinando, la porta si aprì ed Elizabeth gli corse incontro e gli buttò le braccia al collo. Lui si sentì quasi soffocare e la respinse, forse troppo bruscamente. Gli occhi di lei erano colmi di lacrime e non riusciva a parlare. Richard uscì sulla soglia e i due uomini si guardarono freddamente. Lei si sforzò di presentarli l'uno all'altro, ma nessuno dei due allungò la mano in segno di saluto. Entrarono in casa. Liz era ancora aggrappata al braccio di Derek e sembrava non volesse più lasciarlo come un naufrago che si tiene a galla, afferrandosi ad un trucco in mezzo all'oceano. Titanic! La cosa non sfuggì a Richard, che non li perse di vista un secondo. Gli fecero vedere una foto del piccolo, molto recente, visto che si trovava in mezzo tra Liz e il padre. A Derek sembrò ancora più indifeso in quella posa così triste. Richard spiegò che la polizia aveva suggerito di cercarli da soli. «Lasciate perdere! Non può essere andato troppo lontano.
Dagli amici non c'è, abbiamo già controllato ieri sera. Deve essere qui intorno per forza, è troppo piccolo, aggiunse Liz. Penso sia uscito da solo. Non riesco proprio a spiegarmelo. Pensò ad alta voce Richard. Allora, Derek, ascolta. Ognuno prende una strada diversa e lo cerca. Ci vediamo qui tra 2 ore e speriamo che qualcuno lo trovi, disse Elizabeth e si mise di nuovo a piangere. Mentre stavano uscendo, Derek le domandò: ma vuoi davvero così bene a quel bambino? Perché? Certo che gli voglio bene. Credi che stia fingendo per intenerire Richard? Quel bambino è così dolce e indifeso che se lo conoscessi gli vorresti bene anche tu. Non credo proprio, tagliò corto Derek. Perché dovrei? È figlio del tuo amante, no? Che c'entro io? Sì, hai ragione, scusami. Cercalo solo se lo vuoi veramente. E te ne sarò grata. Nel frattempo li aveva raggiunti Richard, che sentì l'ultima frase di Elizabeth. Si lasciarono ed ognuno andò in direzioni diverse. Derek girò l'angolo e si fermò a pensare. E adesso cosa faccio? Ritornò alla macchina, vi salì e andò subito a casa sua. Entrò piano e andò subito nella stanza di David. Dormiva ancora profondamente e stette a guardarlo per un po'. Era davvero tenero mentre teneva stretto a sé il suo nuovo orsacchiotto di peluche. Sedette sul letto senza fare rumore ed iniziò a pensare. Se lo sveglio e lo riporto subito a casa, potrebbe raccontare tutto ed io mi ritroverei in una brutta situazione. Eppure io voglio riportarlo a casa. Forse potrei ancora avere delle chance con Elizabeth. Se lo riportassi ancora addormentato, probabilmente non si ricorderà più nulla. E anche se dicesse qualcosa, non gli crederanno dopo quella che ha fatto. Penseranno ad una scusa per giustificarsi. E visto che io sono lì, perché non usarmi come bugia? L'idea gli piacque molto. Prese David, guardò che fosse vestito esattamente come il pomeriggio del giorno prima e lo adagiò sul sedile posteriore dell'auto. Speriamo non si svegli fin dentro la casa, pensò, e speriamo che non mi veda nessuno. Riuscì a parcheggiare nell'identico posto di poco prima. Si guardò intorno prima di prelevare David dall'interno dell'auto. Lo nascose come meglio poté e corse alla porta d'ingresso. Per sua fortuna la porta era stata dimenticata aperta. Entrò e posò David sul divano del salotto. Prese la maggior parte dei giochi di David che erano in una cesta e glieli sistemò abbastanza vicino perché al risveglio tutti i suoi pensieri venissero rivolti a loro. Per la prima volta sentì il sapore amaro della paura e la fronte gli si imperlò di sudore. Uè, ma suda tanto questo qui. Mentre una fila interminabile di pensieri gli affollava la mente, sentì Liz e Richard che rientravano. Era ormai troppo tardi per fare qualsiasi cosa. Così si appoggiò allo schienale del divano e chiuse gli occhi sfinito. Appena entrarono nel salotto, Liz e Richard videro il bambino addormentato e Derek vicino a lui sul divano. Derek, l'hai trovato, grazie! Liz baciò Derek sulla guancia e accarezzò David. Nonostante l'affetto che Liz gli aveva dimostrato, Derek si rese amaramente conto che non sarebbe mai più tornata con lui e capì di aver commesso un grave reato per nulla, forse perché non l'ha baciato sulla bocca. Dov'era? Chiese Richard con un tono sospettoso che lo strappò ai suoi pensieri. Poco lontano da qui. Era stanco, così gli ho fatto dormire un po'. Le voci svegliarono il bambino, che aprì gli occhi. Subito Elizabeth lo abbracciò e lui si ritrasse istintivamente. Cercò suo padre e lo salutò sorridendo. Ciao, papà! Perché sei uscito? David, lo rimproverò subito Richard. Non lo sai che non ti devi muovere di qui quando ti lascio in casa da solo? David girò lo sguardo e vide Derek che lo stava fissando. Ta-ra-ra-ta! Sono stato con lui! Ah! E lo additò. Sì, lo so, piccolino, disse Elizabeth, pensando che David si riferisse a quando Derek lo aveva riaccompagnato a casa. Ma non devi uscire di casa. Ci hai fatto stare in pensiero. Ma io sono stato con lui, insistette David. Derek decise di intervenire. Ok, però adesso sei qui sano e salvo. Che ne dite di dimenticarci dell'accaduto, furbo? E non ne parliamo più? Penultima pagina. Che ne dite di dimenticarci dell'accaduto e non ne parliamo più? Propose.
e sorrise a David, che lo ricambiò. «E va bene, lo perdoniamo, vero Richard?» disse Liz. «Questa volta sì, però ci devi promettere di non farlo mai più, capito?» «Va bene, lo prometto», assicurò David con il faccino serio. «Ora devo andare», Derek si alzò. «David, fai bravo, mi raccomando. Ciao!» E gli diede un bacio. «Grazie di tutto, Derek, veramente!» Richard gli tese la mano. E Derek gliela strinse. Bastardo! Non vedeva l'ora di andarsene. La tensione era insopportabile. Ultime righe. Elizabeth era rimasta vicino a David. Derek si voltò verso di lei e le disse solo «Ciao!» Fece per allontanarsi. Quando Liz si alzò di scatto, gli andò vicino e lo baciò sulle labbra. «Grazie ancora», gli disse calorosamente. Poi tutte e tre lo accompagnarono verso la porta. Derek prese la maniglia per aprirla, ma David, il bambino, che gli era corso accanto, gli domandò: «Ma i giocattoli che mi hai comprato questa mattina e che abbiamo lasciato a casa tua, quando me li porti?» Derek impallidì, alzò lo sguardo e vide i volti sorpresi di Elizabeth e Richard. Aspettavano spiegazioni. Fine! Yeah! Questo racconto finisce così, con la suspense, come i racconti di Alfred Hitchcock. Non so se l'avete mai visti. E quindi vi saluto, vi mando un bacio, mi metto di profilo come faceva Alfred Hitchcock, scrivetemi qui sotto tutto quello che pensate di questo racconto. Se vi piace che sia finito così, oppure no, ma è finito così e rimarrà così per sempre. Quindi vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacione e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao raga! Non mi ricordo più la musica dei racconti di Alfred Hitchcock, ma molte di voi se lo ricorderanno.